Le telecamere di Rossini TV tornano oggi ad accendersi perché un telespettatore ci ha segnalato una problematica che è presente da tanto tempo in via Pantano. Tre strutture in una fase avanzata di degrado sono presenti da tanto tempo. Una struttura è di proprietà dell'ASUR, una di Marche Multiservizi e l'altra è di proprietà di un privato. Sentiamo cosa ci ha detto ai nostri microfoni questo telespettatore. Il problema è molto semplice, in questa zona io lo conosco bene perché per più di 20 anni ho fatto il portalettere e quindi ho visto crescere il degrado, ho visto come sono partiti, ho visto crescere il degrado e nessuno ha pensato di poterlo ridurre. Per queste cose sono stati fatti 5-6 articoli, dal 2014 quasi tutti gli anni è stato fatto qualche cosa. Finalmente dopo questi articoli per un momento sono venuti i carabinieri della forestale, hanno sequestrato l'area e hanno fatto tarna pulita dentro. Ma il degrado rimane continuamente, rimane. Dal di fuori si vedono tutti questi travi rugginiti. Allora noi volevo aggiungere che i tre locali dovrebbero essere uno privato, molto malandato, poi questo dell'ospedale e l'altro sembra che sia ancora un'area di Marche Multiservizi. Allora noi sento sempre parlare, a Pesaro abbiamo l'assessore alla bellezza, forse lui è già venuto su questa zona e avrà capito che in questa zona la bellezza è questa, di tenere l'area così senza far niente, senza tenere in ordine. Insisto che questa roba qui al più presto venga messa in ordine. Una parte riguarda il quartiere di Moraglia, un'altra parte riguarda il quartiere di Santa Veneranda, dove io sono consigliere e continuerò a farlo per il bene dei cittadini, non ho mai fatto interessi personali e quindi è necessario che chi governa questa città vada meno sui televisori, in televisione e venga a vedere queste cose e le mostri al pubblico. Una situazione di degrado che è presente da quanto tempo, da quanti anni? Io ho smesso di fare il portalettere da questa zona nell'84 e penso che era già scendeva in degrado in quel momento lì. Pensi un po' a quanto è passata, dall'84 ad oggi sono passati 40 anni. È una situazione che non può ancora essere presente, soprattutto per la pericolosità che può provocare. Il pericolo delle cose che cadono forse sulla testa, ma il pericolo del degrado, dell'inquinamento che portano queste strutture tutte arrugginite. In molti casi può darsi che c'è anche l'amianto e via così. Comunque, qui per fare una cosa bene, va abbattuta queste mura tutti intorno, abbattute quei ferri arrugginiti sopra, va tolto tutto e lasciato un prato, perché vicino lì, vicino a questo qui, ci sono i giochi dei bambini della parrocchia. E quindi dobbiamo tener conto anche di queste cose qui. Quanto ancora devono vivere in questa maniera? Quanti bambini devono nascere ancora e trovare davanti queste strutture?